ANSA Voice Magazine. Benvenuti ai podcast di ANSA dedicati alla conferenza sul futuro dell'Europa, l'iniziativa in cui i cittadini europei sono chiamati a ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa attraverso una serie di dibattiti e discussioni. Ascoltiamo allora le voci dei cittadini che, dopo essere stati selezionati in modo rappresentativo in termini di origine geografica, genere, età e contesto socio-economico, hanno partecipato ai panel della conferenza sul futuro dell'Europa, dove hanno potuto discutere vari argomenti e avanzare proposte. Ciao, sono Giuseppe, vengo dalla Calabria, in Sud Italia. Sono stato contattato telefonicamente per arrivare qui tramite un'agenzia. Per quanto riguarda l'impressione che ho di questa esperienza, è un qualcosa di straordinario. Io qui sto vedendo maturati i miei studi, sono laureato in scienze politiche, sto toccando con mano quello che effettivamente ho studiato. Queste qui sono tematiche che mi hanno sempre appassionato, soprattutto la tutela dei diritti umani. Io ho fatto una tesi sulla tutela dei diritti umani in Europa e quindi sto praticamente toccando con mano quello che fa il Parlamento europeo, la Commissione europea e la UE in questo senso. Per quanto riguarda i temi salienti della giornata, diciamo che sono tutti temi importanti, a partire dalla democrazia fino alla sicurezza che bisogna avere in questo senso. E sono tematiche che le sento molto vicino a me. Io posso definire un europeista, quindi sono molto contento di essere qui e vedere effettivamente come funziona tutto questo grande meccanismo che abbiamo in Europa. In cosa l'Europa può migliorare su queste tematiche, quindi democrazia, diritti? Sicuramente potrebbe migliorare sul essere più presente negli Stati membri. Io, da quello che mi rendo conto, è che anche la politica europea vista dal singolo Stato passa in secondo piano rispetto alla politica nazionale. Beh, è stata un'esperienza incredibile, e soprattutto è stato molto bello potersi confrontare con persone da tutta Europa, mangiarci insieme, passare molto tempo e sentire molte opinioni diverse. Questo fondamentalmente è stato bellissimo. Molto positivo, ho conosciuto molta gente, abbiamo parlato di tanto, all'inizio era un po' lenta come cosa, però poi siamo entrati nell'argomento e la situazione c'è scaldata, parlavamo, discutevamo e alla fine siamo arrivati a un buon punto. Da italiano ritengo che una tassazione comune tra tutti i vari paesi sia una cosa fondamentale, perché adesso c'è troppa disparità e ci sono dei paradisi fiscali in Europa e questo non deve succedere. I paradisi fiscali anche io è un argomento che mi interessa, che ho molto a cuore, pure a Bruxelles ci sono e questa cosa non deve esistere.